dovessi descrivere Expo Village in una parola sola, direi casa. È diventata casa per noi, per i miei colleghi e soprattutto per gli ospiti che hanno vissuto qui per tutta la durata dell'esposizione. Sono Ilya, ho 22 anni e sono ucraino. Le attività che svolgo sono varie, principalmente sono un receptionist, ma dalla reception passano un po' tutte le attività del villaggio. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente il contatto con ospiti che hanno culture diverse. Oltretutto posso mettere in pratica la mia lingua madre, che è il russo. Fondazione Collegio dell'Università Milanese cerca di garantire all'ospite il miglior soggiorno possibile e quindi rendere Expo Village una casa per l'ospite. Hello, my name is Rosanna White and I am 32 years old. I am the operations manager of the Ireland Pavilion. Expo Village is a unique residence, and I suppose what I find very positive about it is the close proximity to the site. Also, all of our needs are attended to by the fantastic and warm and welcoming staff in Expo Village. So on a daily basis, I generally, before work, would do some training. Sometimes I go to the gym here, and I normally depart for work at about 8:15. In a project like Expo, you have to be very flexible because, you know, things change all the time. So it's normally quite a busy day. Sono Laura, ho 26 anni e ogni giorno mi trovate alla reception di Expo Village. È un luogo fondamentale in Expo Village perché tutte le persone almeno una volta passano da noi, quindi è un modo per conoscere tutti gli abitanti di Expo Village ed è un modo anche per instaurare dei rapporti. Ci sono anche altre attività che facciamo oltre ai check-in, spieghiamo tutti i servizi che ci sono all'interno dell'Expo Village e in particolar modo gli orari di apertura e di chiusura, per esempio del bar, della palestra, oppure i servizi compresi che possono trovare. La palestra è aperta dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, a disposizione di tutti gli ospiti. La living room è una sala riservata all'incontro delle persone, allo stare insieme, insomma. Ci sono a disposizione i divani, i giornali, i libri. Nel business center invece è una sala con computer e stampanti. Sono molti quelli che la utilizzano. Mi chiamo Jama Mohamed Jama, ho 27 anni e vengo dalla Somalia. Sono in ospite Expo Village da 15 maggio. Expo Village per me è fantastico perché è il luogo dove dormo, dove mi riposo. In più ho amici da tutto il mondo con cui mi diverto dopo il ritorno da Expo. Il ponte che collega tra Expo e Expo Village per me è molto importante, mi permette di andare in pochissimo tempo a Expo. In più anche un posto in cui incontro tutti i visitatori, i miei colleghi ed anche divertente vedere tante facce ogni mattina. Mi chiamo Lidia Frie e ho 27 anni.
Lavoro in Expo Village come receptionist. Il sabato e la domenica all'interno della reception viene allestito un tavolo per la frutta, la verdura e altri generi alimentari che vengono dati agli ospiti. Il tema fondamentale appunto dell'Expo è alimentare il pianeta e quindi si cerca di sottolineare questo tema all'interno anche dell'Expo Village. Queste riunioni che facciamo con il nostro management servono a capire a che punto si è arrivati col lavoro, se c'è qualcosa da migliorare, si cercano ecco, magari ulteriori spunti. Sono Silvia Pasolini e sono la responsabile del progetto di Expo Village. Con il direttore generale della Fondazione Collegio dell'Università Milanese, il dottor Stefano Blanco, coordiniamo una ventina di persone che ci supportano per lo svolgimento delle diverse attività all'interno della struttura. In particolare 18 ragazzi della reception che parlano più di 10 lingue e che sono una risorsa preziosa nella relazione con gli ospiti. Se dovessi descrivere Expo Village, la mia esperienza qua con un aggettivo, sceglierei intenso, perché sono stati mesi intensi, un'esperienza molto che prende tanto tempo, ma che ti fa crescere tanto. Se dovessi descrivere questa realtà di Expo Village in una parola, userei frenetico. Unique, or in italiano, unico. Expo Village, in una parola, è fantastico, perché ci sono tante culture, quella è fantastica.